Prima il ginocchio di Perrone, poi il menisco di Scarafoni, oggi anche la tonsillite di Di Gennaro e a metà ripresa l'infortunio di Maiellaro prima della distorsione di Laureri, entrambi costretti ad uscire. Salvemini è l'allenatore di un Bari passaguai. La formazione per domenica. Altro che difendersi, ispirato dall'estro di Maiellaro, dai polmoni d'acciaio di Urbano e di Lupo, l'offensiva del Bari, oltre che nell'incontenibile Monelli, trova incisività anche negli inserimenti di Carrera. Bravo ma sfortunato nella circostanza il difensore. E il preludio al gol firmato da Monelli, come si conviene ad un centravanti di razza, il cross e di Lupo. La reazione di un Parma timoroso e stordito si esaurisce in questo tiro di Rossi di poco al lato, poi rimonta in cattedra il Bari con il portiere Ferrari che sbaglia uscita e presa a favore della corrente Lupo. Due reti in 22 minuti fanno pensare ad una goleada, anche perché il Parma non sembra in grado di impensierire Mannini. Turrini gioca e gioca bene, gli altri però picchiano un po' troppo. In avvio di ripresa così vanno KO, prima Maiellaro e poi Laureri. Il Parma prende coraggio e il Bari deve necessariamente stringere i denti in copertura, non può far altro. In un paio di circostanze il portiere Mannini ad opporsi, Prodezza addirittura su tiro ravvicinato di Fiorin. Turrini allora pensa di fare tutto da solo, al 28esimo suo il bel gol che accorcia le distanze. Per il pareggio però non c'è più tempo.